Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui con la Specialized Epic Evo Pro. Questa bici non è una novità assoluta, infatti l'abbiamo presentata circa due anni fa insieme alla Epic tradizionale, quindi quella da cross country, ma finalmente abbiamo avuto modo di provarla per un lungo periodo per darvi qualche indicazione in più e per consigliarvi per chi è questo tipo di bici, perché infatti al momento della sua presentazione ha creato un po' di indecisioni da chi era incentrato sul modello più da cross country oppure chi aveva, voleva provare nuova, questo nuovo segmento che alcuni chiamano down country ma sinceramente non ci piace troppo questo tipo di termine quindi eh, riassumiamo un pochino i dettagli tecnici della bici e analizziamo le sensazioni per darvi qualche consiglio in più Dettagli principali, la differenza principale rispetto alla Epic tradizionale è l'assenza del brain che in certo modo cambia proprio il comportamento della bici ma ci arriveremo tra poco. L'assenza del brain si nota subito a primo impatto ma soprattutto si nota anche sulla bilancia infatti l'assenza di questo sistema di sospensioni intelligenti permette di scendere ancora di più di peso. Questo telaio che non è ls quindi non il più leggero in assoluto pesa 1725 grammi con ammortizzatore incluso, quindi un peso di tutto rispetto molto interessante. Il modello s è ancora più leggero, parliamo di poco più di un chilo e mezzo con ammortizzatore, quindi è un dettaglio veramente interessante che forse è quello che incuriosisce di più eh, su questa bici. E, oltre al, all'assenza di brain questa Epic Evo ha delle geometrie un pochino più cattive, un pochino più aggressive, con un, una, un angolo di sterzo di 66° e mezzo, un piantone da 74° e mezzo, un riccio di 43,5 cm, quindi leggermente più corto e soprattutto delle sospensioni da 120 mm anteriori e 110 mm al posteriore, senza la presenza del comando eh, remoto eh, al manubrio perché proprio questo è un dettaglio che caratterizza l'utilizzo un po' più fan di questo tipo di bici. A testimoniare l'animo un po' più fan, un po' più da divertimento sono anche i componenti, infatti troviamo ad esempio un manubrio un pochino più largo con rialzo quindi leggermente riser eh, delle gomme un po più aggressive un reggisella telescopico con escursione abbondante quindi diciamo un mix di dettagli tecnici che la rendono sicuramente più, di, più divertente più capace di, eh, di affrontare discese più impegnative e sentieri più tecnici ciò non toglie però che con alcune modifiche questa bici può diventare una cross country pura ma sempre più capace non è un caso che ad esempio Giordano Saru, Rider Team Special Eggs. Eh, factory racing ufficiale stia correndo con una epic Evo, quindi senza eh, ammortizzatore brain quindi senza sospensioni intelligenti ma con un assetto più cross country quindi più leggero sicuramente il dettaglio che, eh, che fa eh, venire voglia di renderla un pochino più cross country è il peso infatti eh, togliendo il brain e con dei componenti più leggeri si raggiungono dei pesi molto interessanti pensate che in questo allestimento quindi trail di serie senza fare alcuna modifica la bici pesa circa 11 kg senza pedali quindi già un peso molto interessante che si avvicina molto alle bici da cross country puro quindi nel complesso parliamo di una bici camaleontica capace di cambiare comportamento a seconda delle, delle modifiche sul setup e dei componenti utilizzati e che comunque già di serie si pedala molto bene infatti eh, vi assicuro che l'assetto in sella appena salito in sella si, sembra di stare su una bici da cross country tradizionale però in discesa permette di spingere sull'acceleratore parecchio, quindi di trovare molta sicurezza, molto feeling con il sentiero. Un dettaglio interessante che riguarda proprio l'assetto, il feeling con la bici riguarda la, il flip chip posizionato sul link dell'ammortizzatore posteriore. Infatti si può invertire la sua posizione e si può chiudere leggermente lo sterzo, alzare un pochino il movimento centrale, insomma si ha un assetto più vicino al cross country rispetto al trail guiding. Ritorniamo un attimo sulle sensazioni, eh, restando però nella zona delle sospensioni e dell'ammortizzatore eh, posteriore in particolar modo. Abbiamo un ammortizzatore da 110 mm, in questo caso Fox, ma ci sono anche degli allestimenti con Ro RockShox, a tre posizioni, quindi tutto chiuso, tutto aperto, modalità trail intermedia. Eh, diciamo che ho notato che questo ammortizzatore anche eh, se è gonfiato abbastanza di pressione eh, non è super sostenuto bisogna un attimo smanettare con le varie regolazioni per trovare il proprio il feeling giusto con, con la sospensione diciamo che le, un, un vantaggio di questo ammortizzatore Fox è che si possono regolare le compressioni oltre che il rebound su tre posizioni quindi è una, un qualcosa da, da vedere, da valutare in base alle proprie necessità che però ho apprezzato in particolar modo. All'anteriore troviamo una forcella Fox 34 ma non il modello StepCast ma quello più indirizzato verso il trail riding, sempre ehm, comando manuale, quindi non remoto, direttamente sulla testa della forcella a tre posizioni, sempre tutto chiuso, trail o tutto aperto. E una sensazione molto buona per quanto riguarda la sensibilità iniziale e progressività verso il finale. Secondo me è un prodotto veramente ottimo per l'ambito trail. Se invece si vuole optare più per un allestimento cross country, cross country consiglio il modello Stepcast che è più leggero e comunque dà la possibilità di arrivare sempre ai 120 mm. Quindi ricapitolando la Speciale Epic Evo Pro è un mezzo molto interessante e versatile capace di arrampicare come una bici da cross country e scendere come una trail bike quindi un vantaggio non da poco in un periodo in cui c'è sempre più selezione fra le varie categorie. Ma chi dovrebbe sceglierla preferirla rispetto a una Epic tradizionale quindi quella con il brain? Beh sicuramente a chi ha più velleità in discesa, chi eh, ama eh, mollare i freni in discesa e divertirsi sui sentieri più impegnativi oppure al contrario per chi ha delle insicurezze in discesa, quindi va a ricercare un mezzo capace di donare sicurezza e stabilità sui sentieri anche più scassati. Nel pedalato non aspettatevi una bici lenta, perché è una bici reattiva anche in questa configurazione trail, figuriamoci se si va a alleggerirla facendola un pochino più cross country, ecco, quindi non preoccupatevi da questo punto di vista. Quindi, nel complesso, chi cerca un mezzo versatile, capace di far, far divertire sia sui sentieri più, più tecnici, sia nelle gare, nelle grand nelle, nelle gare da cross country, la, trova nella Epic Evo una grande alleata. Chi invece cerca un mezzo super tirato, super reattivo, super leggero, troverà magari nella Epic tradizionale una bici più adatta alle proprie necessità. Concludo dicendovi il prezzo di questa Special Epic Evo Pro che è di 10.500 euro. Si sì, un prezzo non proprio basso, ma comunque anche, ci sono anche delle versioni con prezzi più abbordabili E allo stesso modo anche il, il modello Sworx, che è il top di gamma da. Circa 14.000 euro. Comunque, per tutti gli altri dettagli su prezzi e allestimenti, vi rimando all'articolo che vi lascio qui in descrizione, insieme a un altro articolo che è il test completo della bici, in cui vi racconto anche qualche altro dettaglio in più su questa Epic Evo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.